Ben trovati, questa è una versione prenatalizia di Confratelli di Padre Pio. Dunque, subito a ringraziare il nostro carissimo Padre Giancarlo Giannasso. Grazie a voi. Al quale voglio chiedere che cosa significa da confratello di Padre Pio una vigilia di quest'anno 2021, guardando anche indietro a quelle precedenti. Come confratello di Padre Pio devo guardare al Natale come a Natale ha guardato Padre Pio e dove è arrivato Padre Pio dopo aver veduto il bambino Gesù nella mangiatoia. Perché lì è l'inizio di un innamoramento. La nostra spiritualità è tutta cristocentrica, francescana, cristocentrica. E quindi vedere quel bambino incarnato, il Verbo di Dio, fatto carne, e già fa pensare un amore infinito, una misericordia, ma non solo del Figlio che ha obbedito, ma del Padre che ce l'ha mandato. Gesù rivela il Padre. E allora noi ci sentiamo in questa atmosfera natalizia avvolti nell'amore di Dio, un amore di Dio che si è fatto talmente vicino da diventare proprio carne. E vogliamo chiederti, Padre Giancarlo, anche di un Natale, se c'è un po' diverso, che ti è rimasto in special modo nel cuore insieme con i confratelli. Tutti i Natali, devo essere sincero, non ce n'è uno in particolare. Tutti i Natali, tutti belli, vissuti nella fraternità, veramente. Dove c'era più festosità, perché la comunità era più grande, tipo l'Immacolata, insomma, era una grande comunità. E dopo il Natale veniva anche accompagnato da tutte quelle recite, il presepe vivente, insomma, che si facevano, e quindi che impegnavano tutta la parrocchia. E era un momento di ferma. Però tutti belli, sinceramente tutti belli. C'era soltanto da ammirare in qualche parte la bellezza del presepio, perché noi avevamo alcuni fratelli laici famosi, famosi per saper fare il presepio. Cioè, io mi ricordo da bambino quel presepio che faceva Fra Bernardo, e a vedere quei movimenti, dice, ma come fanno dei pupi a muoversi, insomma, e lui faceva, animava, diciamo, erano presepi belli, belli proprio, sia come coreografia, come tutto, e uno, diciamo, si invogliava. Ora, guardare il Natale con una gratitudine è troppo poco. Bisogna guardare al Natale, augurarsi di viverlo facendo vivere quel bambino dentro di me. C'era il presepe tutte le sere, quando finivano le funzioni, allora non c'era la messa vespertina quando ero piccolo io, e quindi finiva la messa, le funzioni, e si andava al presepe per cantare Tu scendi dalle stelle. Ed era un momento bello per i bambini, perché là uno sfogava tutta la sua gioia per il Natale di Gesù. Quindi l'augurio che ci dobbiamo fare di saperlo vivere questo Natale, ma anche rappresentarcelo. È bene che in casa si faccia il presepe, è bene, perché l'occhio vuole pure vedere, l'occhio la vuole la sua parte. E più è bello il presepio, più si festeggia il Natale, più si sente Gesù bambino dentro di sé. Questo è l'augurio che vorrei fare a tutte le famiglie cristiane e ai nostri telespettatori. Grazie Padre Giancarlo, a presto, auguri. Gli auguri di
di Natale vi giungono anche dalla squadra di viandanti sulle strade del Vangelo, idealmente fisicamente rappresentata da me e da Fra Raffaele Mangiacotti, ma metaforicamente idealmente sono gli auguri di tutti i viandanti che ci hanno accompagnato in questi mesi di questa nuova programmazione, il nostro programma dedicato alle missioni, con tante storie e tante testimonianze che abbiamo incrociato. Sono stati davvero tanti i viandanti sulle strade del Vangelo, viandanti lo siamo tutti, allora gli auguri per questo Natale sono che nel nostro essere viandanti, nel nostro camminare, non perdiamo di vista gli altri che ci camminano accanto, chi è dietro di noi. Quindi davvero tanti auguri di buon Natale a tutti, con questa speranza, con questa consapevolezza. È vero, Maria Antonia, sono belle le tue parole. Non perdiamo i contatti con gli altri, perché viandanti significa anche camminare, dobbiamo essere sempre in cammino. E a noi piace farvi conoscere tante storie belle della missione, tanti volti, tante persone, ecco, che si aggrappano anche alla nostra speranza. Il Natale è un po' questo, che la luce di Dio, come dice proprio San Giovanni, rifulse nelle tenebre. E allora vogliamo essere anche noi quella luce per quei posti dove magari non c'è tanta luce, dove non c'è ancora tanta gioia, tanta pace, tanta speranza, ecco, e in qualche modo con voi soprattutto noi vogliamo portare questo messaggio di pace al mondo intero, perché così vogliamo camminare con voi e per voi e con tutti quei fratelli e sorelle che chiedono una mano anche da parte vostra, ecco, che ci in qualche modo vogliono essere aiutati anche con la vostra carità e la vostra testimonianza. Del resto, Fra Raffaele, lo abbiamo raccontato, ce ne siamo accorti in questi primi mesi di questo nostro programma, come davvero l'unione faccia la forza. Allora non dobbiamo pensare al mondo delle missioni come a un mondo lontano, ma dobbiamo pensare al mondo delle missioni ancora di più in questo Natale, come un mondo del quale tutti possiamo fare parte con la nostra, anche nel nostro piccolo, con i nostri piccoli interventi, no? Certo, soprattutto la carità, soprattutto la preghiera, perché la preghiera è quella che più ci avvicina innanzitutto alla missione. Ecco, in questi giorni di Natale stiamo anche ascoltando un po' la storia di Maria, la piccola fanciulla di Nazaret, e lei, quando ha avuto questo annuncio che doveva essere la mamma di Gesù, che cosa ha fatto di bello? È diventata una vera missionaria, si è alzata in fretta, dice il Vangelo, per raggiungere quella città, in quella zona montuosa, e Maria ha fatto tanti chilometri per portare non solo l'annuncio di Gesù, del Vangelo, di questo Gesù Salvatore, ma ha portato soprattutto anche la sua carità. E penso che questo è il compito di essere veramente oggi cristiani, annunciatori e uomini e donne della carità. Un pensiero particolare va anche a chi è solo magari in questo Natale, certo. Ma solo non sarà, perché noi speriamo di aver fatto e di continuare a fare la nostra parte nel tenere compagnia ai tanti telespettatori. Penso che ci sono anche tanti bambini che non potranno festeggiare, il mio pensiero va sempre a loro, ecco, e allora anche su questi bambini bisogna pregare tanto, tantissimo, perché possano trovare il sorriso e la gioia di sentirsi figli di Dio. Grazie a tutti, buon Natale a tutti, buon Natale a te, Fra Raffaele. Anche a te, Maria Antonia, e buon Natale a chi ci segue. Pace e bene. I miei auguri sono un po' in controtendenza, perché non assecondano quel clima di festa di Natale che in qualche modo tende a farci dimenticare la realtà che stiamo vivendo. Questo è un Natale triste, triste perché ci sono morti per il Covid, morti per le guerre, violenze sulle donne. C'è un'ingiustizia nel mondo del lavoro. I giovani guardano al domani con poca fiducia, perché nella società si va avanti se si sceglie il potere, se si scelgono le raccomandazioni. Non è dunque un Natale facile, non è un Natale che si può basare su una festa e su un panettone.
ma forse in questa povertà noi celebriamo il Natale di Gesù. Gesù che condivide la nostra povertà per cambiarla. Gesù che condivide la nostra povertà per segnarla, trasfigurarla con la sua speranza. Auguri. Auguri di un Natale trasfigurato dalla grazia di Dio. Auguri di un Natale in cui il segno delle stimmate di Padre Pio, che sono delle ferite che ricordano una morte, siano invece il richiamo a una risurrezione. Quelle ferite, quelle stimmate che portiamo nel nostro cuore, siano come le stimmate di Padre Pio, segno di un amore misericordioso, di un Dio che ancora una volta si fa carne per dirci: io voglio stare con voi. Auguri a tutti, pace e bene. Per lui era una grande festa, perché veniva la gente da fuori, dall'Italia, da tutto il mondo, veniva la notte di Natale. Veniva praticamente perché lui creava già questo attaccamento, come dire, questa parte spirituale, anche se era a 1.000 chilometri, 2.000 chilometri, anche dalla Francia, dalla Germania, dall'America che venivano. Questa era la cosa che è straordinaria di Padre Pio. Che lui non si è mai mosso da San Giovanni, eppure migliaia e migliaia di chilometri che veniva da fuori e veniva la notte di Natale, veniva San Giovanni da notte. Auguri a voi tutti quanti, buon Natale, a tutti i figli spirituali di Padre Pio, a tutti i fedeli e gli ammalati, una preghiera per tutti quanti che ha bisogno, che oggi questo momento è un momento triste, no? Speriamo che Padre Pio e Gesù ci aiutino a cambiare un po' la mentalità di tutto il mondo, che venga la grazia di Dio, che sia un buon Natale per tutti quanti. Arrivederci. C'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita. È una frase bellissima con la quale vi auguriamo buon Natale. Buon Natale anche a te, Fra Ezio. Grazie Leo, buon Natale a tutti i nostri cari telespettatori. Bene, partirei, direi, in questo spazio in cui dobbiamo fare i nostri auguri di Natale, da questa espressione che hai usato. Sai, proprio richiamando una figura a noi cara, Don Tonino Bello, parlava appunto di questa letizia. Letizia no, si traduce con gioia, no? Gaudium diremmo in latino, però diremmo anche letare in latino, no? Gioia, gioire, letare, non ti dice niente questa parola. Letare, diceva Don Tonino Bello, che è una parola che ha la stessa radice in latino di germoglio, ma anche di letame. È la gioia che viene a nascere nel nostro letame, in questa piccola mangiatoia. È il bambino che tutti attendono, è il bambino che penso che attendiamo in tutte le nostre case. Ormai sono già pronti i presepi nei nostri conventi, nelle nostre case. Manca soltanto l'ultimo pezzo, che è il pezzo più importante, che rende prezioso questo nostro presepe. E lo dobbiamo adagiare su quel pezzetto di letame che è la mangiatoia, che è la nostra vita, è il bambinello. E l'augurio che possiamo fare ai nostri telespettatori è questo, veramente, in questo periodo di pandemia, in questo periodo in cui, ecco, forse stiamo alla ricerca di una pace interiore, di un ristoro dell'anima, ecco, che non si ripeta veramente come è accaduto tantissimi anni fa, che non ci sia alloggio per questo bambino. E l'augurio che facciamo ai nostri telespettatori è che veramente ciascuna delle nostre case, i nostri conventi, le nostre comunità, i nostri luoghi di lavoro possano essere un alloggio in cui venga veramente accolto
questo bambino che sta per nascere e il suo nome è Gesù. Quindi veramente che sia un santo Natale nelle vostre famiglie. Accendete questa fiamma, riaccendiamola, perché il Signore viene e vuole venire ad abitare nelle nostre case. Auguri di un santo Natale a tutti. Auguri. Ancora auguri di buon Natale. Questa volta è la squadra di Vite in Corsia ad augurarveli insieme a me, Suor Cristina, con i suoi auguri. Auguri di incontrare il Dio della tenerezza, che pur di starci vicino si fa piccolo e pur di non ispirarci timore si fa quasi mendicante e bisognoso. Non lasciamolo da solo in questo Natale. E lui saprà, come diceva Padre Pio, ricompensarci a mille doppi. E vi auguriamo anche che le tante storie che abbiamo raccontato, le tante testimonianze che abbiamo raccolto, abbiano trovato un posto nel vostro cuore. Grazie ancora e buon Natale. Buon Natale buon anche Natale. A te, Suor Cristina. E a tutti voi di Padre Pio TV. E buon Natale a tutti i malati e il personale di Casa Soldier. Eccoci, siamo qui vicino a un bel somaro. Penso che sia il momento bello, anche diciamo in la compagnia bella, per augurarvi buone feste. Credo uno degli animali necessari per il presepe è il somaro, l'asinello, accanto al bue. Il bue l'abbiamo lasciato per la strada e invece l'asinello è qui con noi. Ecco, con questi animali si sentono i galli cantare e siamo sempre in una fattoria e vi auguriamo tanto bene. Ecco, voglio invitare anche Francesco e poi particolarmente Saverio, che non parla mai insomma nelle nostre trasmissioni, anche loro a esprimere i loro auguri. Io credo che, ecco, da parte mia, auguri di Buon Natale e anche di altre feste, soprattutto con quella semplicità e anche quella umiltà, quel silenzio anche che è caratteristico anche degli animali, di tanti animali, il somaro e poi anche tutti quanti gli altri che vi abbiamo mostrato. È vero? Certo. Francesco, cosa ci dici? E niente, anche se con questa giornata di sole non sembra Natale, perché ci ha fatto proprio un regalo questa bella giornata, e noi facciamo veramente di cuore gli auguri di Natale e speriamo che veramente di diventare più buoni, diventare buoni come questo signorino qua, non asini come lui, ma quindi veramente un abbraccio a tutti quelli che ci ascoltano. Anche da parte di Giuseppe, sicuramente, che manca purtroppo oggi. Ecco, sì. Però buon Natale a tutti quanti e ringraziamo tutti per guardarci. Ecco, grazie anche della vostra presenza davanti alla televisione quando ci sono le nostre trasmissioni. Sappiamo che ci sono tanti appassionati, perché poi in fondo noi facciamo vedere le cose genuine naturali, di questo nostro territorio, e che Padre Pio vi custodisca e vi dia quella gioia di incontrare sempre Gesù bambino insieme con la Madonna e San Giuseppe. Auguri a tutti voi. Auguri a tutti. Auguri! Auguri! E anche per noi è arrivato il momento di farvi gli auguri. Vi auguro di vivere Natale per sempre. Sì, perché Natale è per sempre. Non soltanto un giorno. L'amare, il condividere, il dare. Non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d'argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per gli altri è il bene che fai a te stesso. E invece io voglio farvi gli auguri con una frase di Madre Teresa di Calcutta. È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso te. Auguri di cuore! Noi giovani amiamo la musica e vi lasciamo in questo giorno con un dono speciale. Vi regaliamo il Salmo 97 della liturgia.
realizzato da giovani come noi, musicato da Nicola Pagano e cantato da Conny Rollo. Ancora auguri e buon Natale! Cari amici di Padre Pio TV, con questo video voglio darvi gli auguri di Buon Natale. Spero che sia per voi questo un giorno in cui possiate risperimentare la letizia e la gioia di stare insieme ai vostri cari e ai vostri amici, e sempre rispettando le misure di sicurezza che il periodo ci impone. E vi auguro quindi innanzitutto una buona salute e poi un buon e santo Natale. Ciao a tutti ragazzi e buon Natale! Oggi è il giorno più bello dell'anno, oggi è il giorno in cui tutti si sentono più buoni. Conserviamo questa bontà e cerchiamo di stupirci ancora una volta davanti a Gesù che viene, a visitare i nostri cuori. Facciamogli spazio, togliamo tutto ciò che è superfluo per permettere all'amore di riempirci nel cuore e nell'animo. Diventiamo grembo, accogliente per tutti coloro che bussano alla nostra porta. Stupiamoci ancora davanti all'altro, alle sue diversità e alla sua novità. Buon Natale a tutti e tanti auguri. Peo Michele Lecce, San Giovanni Rotondo, Manfredonia, augura a tutti voi buone feste. Che sia un Natale che porti tanta serenità e gioia nei nostri e nei vostri cuori. Merry Christmas and a Happy New Year! Eccoci, ciao, è un piacere potervi fare i miei auguri personali anche da parte della nostra comunità. Auguri di Buon Natale, di un felice anno nuovo, che veramente la tenerezza di Dio abbia fatto irruzione nella vostra vita, nei vostri cuori, proprio lì dove avevate bisogno. Io vi abbraccio forte e vi auguro di passare questi ultimi momenti veramente con un desiderio grande nel cuore di poter amare sempre e sempre di più, perché siete amati, perché siamo amati. Buon Natale a tutti!